grazie Anna e Franco per questo invito. Il libro di Franco, non immaginate di trovare il turco a Vienna nelle prime 20 pagine, lo trovate nelle ultime 20 pagine. È uno straordinario affresco di storia, di due secoli di storia, e quindi per questo trovate il secondo assedio, il primo del 1529, il secondo del 1683, lo trovate alla fine del secolo raccontato. Ed è corretto aver impostato, io trovo, l'opera così, ha ragione il professor Marrelli, è un'opera, non è un romanzo da comodino, è un saggio che si deve leggere con attenzione, con il lapis per prendere appunti e sottolineare, perché è un affresco di storia nel momento in cui il mondo gira. Se Dumas avesse avuto per le mani questo uno tomo, come ricorda un grande Gassman in Brancaleone alle crociate, probabilmente sarebbe venuto meno a ciò che lo aveva ispirato come movimento. Dumas è stato, io ritengo, il più grande romanziere di storia. Era abitualmente sosteneva: cioè, datemi un eroe e attorno a questo eroe io costruisco, sono in grado di costruire un'opera magnifica, ed è esattamente così. Qui di eroi se ne trovano in abbondanza. Ma la cosa significativa è che la costruzione che Franco dà è la costruzione affascinante, questo è il mio punto di vista, di una parte di storia dell'universo mondo quando l'universo mondo gira nella sua prospettiva. E gira a distanza di 40 anni più o meno, poi la parte successiva la trovate qui dentro. Gira con i turchi a Costantinopoli, e quindi la conquista di una città che non è soltanto la città più grande tra le più ricche, cioè no, è una città simbolicamente luogo del potere. Quindi la conquista di Costantinopoli alla metà del 400 è qualcosa di più della conquista di una città. 40 anni dopo, circa 40 anni dopo, Cristoforo Colombo scopre quello che noi chiamiamo America. Questi due fatti girano la prospettiva, il modo con cui si muovono le grandi potenze. Siamo in un mondo multipolare, non c'è bipolarismo come c'è stato fino a qualche anno fa nello stesso universo mondo, e quindi ci si abitua a ragionare in maniera diversa. Non trovo un caso che Machiavelli, per l'appunto, di cui ricordiamo l'anno prossimo i 500 anni, scriva per l'appunto dopo questi due grandi avvenimenti, dando un'interpretazione, una lettura della storia, non soltanto della storia, che è quella che conosciamo bene, che non è soltanto del principe. Primo fatto: questi due fenomeni generano due grandi bacini di attenzione da parte delle potenze del tempo. C'è un bacino atlantico che appartiene inizialmente alla Spagna e poi diventeranno soltanto spagnolo, e la presenza dei turchi infissa nel cuore dell'Europa fa del Mediterraneo, anzi conferma nel Mediterraneo, l'altro grande bacino di attenzione delle potenze del tempo. Non troverete l'Inghilterra, quindi non cercatela, perché l'Inghilterra qui non c'è, non può esserci. Questo non è un romanzo, è un saggio. Trovate altre potenze che si contendono un mondo ricco di straordinari interessi. L'unica potenza che trovate che gioca in entrambi i campi di gioco è la Spagna. La Spagna qui c'è, è presente, e come se è presente, ed è presente in un ruolo che conviene, io ho letto il libro, quindi dico vi conviene decisamente indagare. Seconda questione: l'assedio avviene alla fine del 600. Avviene alla fine di un secolo terribile. Dovete calcolare, ma non è l'unico secolo così terribile. Due anni di guerra, un anno di pace. Questo è il 600. Due anni di guerra o di pace? Due anni di guerra o di pace? Due anni di guerra o di pace?
Due anni di guerra o di pace non significa che quell'anno di pace è un anno di pace. Vuol dire che è un anno di preparazione alla guerra. Quindi anche quello è un anno in qualche modo di guerra. Per noi è un fatto formidabile, eccezionale. Non lo era al tempo. È un secolo pieno il 600. Definito secolo di ferro perché è un secolo in cui le guerre si succedono una dietro l'altra, ci sono carestie, siccome le carestie e le guerre non bastano, arriva anche la peste, che falcidia, come faceva la peste allora, falcidia un terzo, la metà delle popolazioni, soprattutto cittadine. Quindi dovete immaginare un secolo di guerre con una carestia nel mezzo, con una peste anche, che si infila più o meno negli anni in cui sta per finire la guerra dei 30 anni. Secolo importante perché a metà del 600 arriva la pace di Vestfalia, troppo nota per essere ricordata, riconoscimento degli stati, religione e quanto ruota attorno a questi due fatti. Ma è anche il secolo in cui continuano a succedersi, accanto ai grandi stati e ai grandi imperi, potenze che sono potenze che possiamo significare con il termine antico di città-stato. Venezia è qualcosa di più di una città-stato, ma Firenze è una città-stato. La Firenze del tempo non viene annoverata fra le grandi potenze statuali perché non lo è, ma ha un ruolo dignitosissimo che esercita nella diplomazia internazionale. Lo vediamo nel 500, lo vediamo nelle battaglie che sono battaglie che possiamo definire decisamente internazionali, perché coinvolgono una pluralità di potenze del tempo. Terza considerazione, siamo di fronte a un mondo multipolare, dove ci sono più potenze che si contendono terre e interessi. Come giocano la partita queste potenze? È già stato detto, ma io lo sottolineo, perché siccome so che il tema è molto caro a Franco, quello dei rapporti fra Oriente e Occidente, che ha letto e indagato anche in maniera che possiamo decisamente definire eretica rispetto al canone tradizionale, è interessante vedere il gioco delle alleanze, perché dice: di là i turchi e di qua i cristiani. Ma dove? Ma non solo per il gioco mercantile degli scambi commerciali, che continuano quasi tranquillamente anche nei momenti di maggiore attrito e di maggiore conflitto, ma anche le alleanze cambiano di segno. Uno dei grandi alleati, direttamente o indirettamente, di Francesco I, Francia, è il Solimano, e uno dei più grandi alleati Solimano turco è Francesco I di Francia. Parliamo di alleanze che sono alleanze alla luce del sole, trasparenti, che hanno segnato una parte straordinaria di storia del Cinquecento. Perché? Perché se la ragione di una quantità straordinariamente alta di guerre turco-asburgiche sta come chiave di lettura nella conquista dell'Ungheria, Solimano se la prende, mi pare a metà del 500, più o meno come si prende la Serbia, e Francesco I non solo non muove un dito, ma copre tranquillamente, osserva, e l'atteggiamento della Francia, il comportamento della Francia diventa interessante anche per le altre potenze cristiane, nel senso che viene loro a mancare un alleato importante per reagire rispetto alle azioni continue, alle campagne continue del turco. Ultima considerazione, poi due parole sulla parte finale, sulle ultime 100 pagine dell'opera di Franco. Lo scontro si trascina per 3 secoli e mezzo. Io do una lettura più ambigua della Prima Guerra Mondiale, perché la Prima Guerra Mondiale non va inserita nemmeno nel sistema di alleanze
tra uno scontro, in uno scontro Oriente-Occidente. Ci sono delle ragioni che non la legano a quello schema lì. A quello schema invece, in quello schema, infiggerei invece completamente, anche per le conseguenze che ha avuto, quello che è successo nella nostra epoca, dopo la seconda guerra mondiale, quindi la guerra fredda. I segnali vanno, la grande maggioranza dei segnali vanno tutti in quella direzione. Lo scontro dura a lungo. L'assedio non è una sorpresa, perché questo non è un thriller. L'assedio di Vienna è troppo noto per tacerne l'esito. Cioè, come va a finire? Non è un giallo, e quindi i fatti sono noti. Il turco non entra a Vienna. Ma questi tre secoli, questo filo di conflitti segna nella sua complessità una parte della storia europea, e quindi, siccome ancora non abbiamo gli Stati Uniti in un ruolo significativo, dovremmo aspettare la fine, proprio la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, queste storie, la storia di questo conflitto asburgico-ottomano segna una parte rilevantissima della storia dell'Europa. Senza questo non si leggono i movimenti, le alleanze e i tradimenti delle altre potenze. Quindi lungo a questo filo non c'è soltanto il destino dell'Ungheria, riconquistata alla fine del Seicento con la pace di Karlovitz, mi pare, Franco, ma si leggono i movimenti delle altre potenze. Quali sono i tre fatti sui quali Franco poi chiude, che sono interessanti? Da primo, che succede nei giorni dell'assedio? Succede che il re di Francia si mangia comunità, aree che sono confinanti con il suo regno. Si prende la Sarre, si prende l'Alsazia e la Lorena. Qualcuno potrebbe dire: ma c'è il turco a Vienna? Sì, io utilizzo il turco a Vienna per chiudere una partita che è aperta da troppo tempo. E si prende pure i Paesi Bassi. Quindi a conferma che la logica cristiana contro turchi e viceversa è una logica che presenta diverse falle. Prevale in questo caso l'interesse nazionale, non un interesse di rete religiosa o di comunità che ha gli stessi obiettivi finali da raggiungere. Prevale l'interesse nazionale. Secondo, abbiamo una piccola presenza anche noi, anche se dimezzata, Eugenio di Savoia. Conviene acquistare una biografia di Eugenio di Savoia, perché è decisamente, Franco lo mette in rilievo, uno dei grandi condottieri, se non il più grande del suo tempo. Era mezzo, oggi potremmo dire impropriamente mezzo italiano, essendo un Savoia. L'ultima questione, Franco apre, e io ho concluso, dicendo che i turchi assediano Vienna costruendo una città attorno a Vienna. Mi ha fatto venire in mente una frase che il Compagni dedica alla battaglia di Campaldino. Quando Guglielmino degli Ubertini, signore vescovo di Arezzo, entra in campo alla guida del suo esercito con Bonconte di Montefeltro e dice al suo assistente, vedendo davanti a sé i palvisi bianco e rossi, bianco vermigli di Firenze, dice al suo attendente: che città è quella? Che città? Non era una città, ma era una città. Non era una città, ma era una città, nel senso che in quel caso la Firenze, non soltanto mercantile, ma tutta la Firenze del tempo, si era riversata nell'esercito che puntava alla vittoria, come avvenne, eccetera. Ecco, quella rappresentazione, queste due foto dei turchi attorno alla città che assediano, mi ha fatto ricordare questo Guglielmino degli Ubertini con numeri diversi, perché i numeri di Campaldino furono decisamente
un pochino più piccoli, minori rispetto all'entità, alla qualità anche di un assedio peraltro fallito.